Il teenager abbastanza incazzato che torna o dall'università con dei risultati abbastanza scarsi, quindi ha bisogno di sfogarsi con la band abbastanza pompata, o il ragazzo di 20 anni che fa l'operaio in fabbrica e magari scazzato torna a casa di malumore e ha bisogno di sfogarsi, e quindi magari con la band o una backing track abbastanza pesante, ha bisogno di sfogare la propria adrenalina. A parte le battute, un esercizio che è sicuramente interessante sarà quello di avanzare per salti di terza su qualsiasi diteggiatura delle scale. Per cui, questa è una cosa che ovviamente io ho già. Vedi benissimo, ad esempio, se io prendo una scala di Do maggiore. Vedi che posso anche prenderla per settori, nel senso che io prendo una scala di Do, ma posso prenderla anche come misolidia. Oppure la ionica e la sol, per cui non è detto che se io parto da una nota non possa decidere di prendere e utilizzare un modo sempre a salti di terze relativa a un'altra tonalità, nel senso che io qui sto armonizzando una scala misolidia, ma a quella che è la tonalità di Do maggiore per salti di terza, nota bene. Perché la scala di Do maggiore è la seguente. E senti che ha la stessa pasta, non è quella maggiore di Sol, per cui è come se armonizzassi per terze questa di La minore eolia. Scusami. Giusto? Che non è ovviamente armonizzare per minor. Per cui faremo andare e tornare. Questo ci consente in certi momenti di creare sicuramente tensione all'interno dell'evoluzione di una scala e di dare una certa, un certo corpo. Facciamo un esempio. Senti proprio. Dorian.
avuto anch'io oggi una giornata pesante.